Nona giornata della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, ancora un giorno di straordinario sole e un cielo bellissimo, ma abbiamo un velo di tristezza, se così possiamo dire. Perché? Perché è stato presentato il documentario su Chiara Ferragni Unposted, diretto da Elisa Moruso, ed è stata una delusione. Perché? Perché non volevamo vedere una lunga carrellata, un racconto ulteriore di Chiara che già conosciamo, quella che lei appunto poi racconta attraverso i social e condivide con tutti i suoi follower. 17 milioni non sono pochi. Noi speravamo di vedere le ombre, le difficoltà che Chiara può aver incontrato per realizzare, e sicuramente le saranno capitate, per realizzare questo impero veramente imponente, e invece non è stato raccontato. Ci sono degli spunti, delle immagini molto belle, si vede Chiara che magari insomma ha il desiderio di, cioè richiede attenzione alla madre quando è molto molto piccola, probabilmente poi questo l'ha portata a voler essere in primo piano. C'è il racconto di The Blonde Salad, c'è il racconto del matrimonio, insomma con Fedez, c'è un racconto di tante cose che già abbiamo visto, che già conosciamo, che già sappiamo. Sembra quasi, come è stato definito da alcuni colleghi, un lunghissimo spot. Se comunque siete curiosi di sapere e di vedere che cosa Chiara Ferragni alla fine ha raccontato, anche se già appunto vi abbiamo detto basta seguirla sui social, potete andare al cinema il 16, 17 e 18 settembre. Oggi comunque la giornata è per Stefano Sollima e Dane DeHaan, e domani è un giornatone pazzesco perché ci sono Roger Waters, Johnny Depp, Mark Rylance e tanti tanti altri ospiti. E poi arriva lui, Mick Jagger, anche a chiudere il festival. Insomma, la mostra del cinema non è finita, restate con noi perché ve la racconteremo.